Grandissima idea questa serie, benvenuta, la filosofia, la differenza, le differenze, e rivisitare un momento molto particolare della storia della filosofia europea. Filosofia continentale, dicono gli anglosassoni, non si capisce bene perché, perché la vera filosofia per loro è quella analitica, in Italia si parla molto anche di questo, un momento in cui la filosofia europea parla francese. E per le giovani nella sala è molto importante partire da questo momento francese e contestualizzarlo, perché negli anni 80-85, ma alla fine degli anni 80, il momento francese si americanizza e diventa un'altra cosa, e ne parleremo. Però c'è un momento in cui il momento francese è in Francia, è francese, e inizia ovviamente con la generazione precedente, la generazione di Sartre, Beauvoir, Fanon, diciamo gli antifascisti più o meno della seconda guerra mondiale. E vi ricordo che la Francia, che ancora ha il suo seggio nel Consiglio di sicurezza dell'ONU, esce dalla guerra come potenza vincitrice, non è, no, con tutte le complicazioni, diciamo, porta in sé il riscatto di un'Europa sconfitta. Questo è molto importante, perché quando la gente si scatena contro il pensiero francese si dimentica che nel 45, 46, 47 in Europa avevamo soltanto Marot, Lévi-Strauss, Sartre e Beauvoir. La Germania era a pezzi, l'Italia era a pezzi, l'Inghilterra era americanizzata e l'Europa dell'Est era già occupata dall'impero sovietico. Quindi teniamo in mente la guerra fredda, teniamo in mente l'Europa divisa, teniamo in mente il ruolo della filosofia francese in quel momento storico. Perché io sono andata a studiare in Francia, sono molto fiera della mia laurea, dottorato alla Sorbona, sono andata dall'Australia, sono italiana, cresciuta in Australia, ho preso la borsa di studio francese a Canberra per andare a studiare con Foucault, quindi ho attraversato il globo per poter andare a studiare in Francia, come hanno fatto quasi tutti gli studenti di filosofia della mia generazione. Erano tutti lì. A Parigi c'era l'Atollah Khomeini, a Parigi hanno pubblicato la tutela del Gulag di Solzhenitsyn, da Parigi sono usciti gli effetti principali di una critica della società dello spettacolo, Guy Debord, nel 62-63, che la Francia, il pensiero francese, comincia a capire quello che sta accadendo in ciò che diventerà il capitalismo avanzato, il capitalismo cognitivo. C'è un momento francese collegato a un momento europeo, e sia Deleuze che Guattari sono grandi sostenitori del progetto dell'Unione Europea, fanno parte dei primi comitati non federalisti, come lo sono anch'io nell'anima, l'Europa, rifare l'Europa sulle rovine del fascismo. Perché la Francia ha questa libertà di pensiero, essendo non vinta, essendo potenza libera nel dopoguerra, di poter affrontare il suo rapporto al fascismo. E una persona come Foucault, un pensatore come Deleuze, è un pensatore dell'antifascismo, fa i conti su come la filosofia europea ha permesso questa cosa orrenda, impossibile, che è il dominio, lo sterminio di altri nel colonialismo come nel fascismo. Quando Foucault, che non era una persona generosa, in uno dei rari momenti di generosità dice, nella prefazione americana, l'Antiedipo di Deleuze e Guattari, dice l'Antiedipo è un grande libro di etica, è il primo libro di etica scritto nel dopoguerra, ripropone un'etica sulla base dell'analisi del fascismo, del microfascismo, come rapporto di fascino, di amore, di desiderio del potere, il microfascismo che ci portiamo dentro. E Deleuze, tornando alle radici spinozistiche, spinoziane, materialiste del pensiero, ci propone una critica di questo microfascismo, di questo amore del potere che ci portiamo dentro, che è la fonte di tutte le difficoltà, di tutti i problemi che incontriamo nel creare una società dove la generosità, la collaborazione, una democrazia popolare potrebbe svilupparsi e veramente prendere forma. Quindi un momento di grande confronto col potere, e Foucault inizia già questo lavoro. Io parto dall'Australia con questa borsa di studio per andare a studiare da Foucault, perché Foucault era già professore al Collège de France e alla tenera età di 45-47 anni era già riconosciuto come un grande filosofo, quindi
una studentessa che viene da Canberra, poteva ottenere una borsa di studio giustificando appunto il suo lavoro con referenza a Foucault. Questo non era il caso per Deleuze. Deleuze tutta la sua vita ha insegnato in questa università marginale, completamente, quasi una bidonville, che era l'università di Vincennes, Parigi 8, Paris 8, che adesso si chiama Saint-Denis, ma che all'epoca era proprio nel Bois de Vincennes. Per arrivare dalla città universitaria ci volevano 3 ore di strada, 2 metro, 4 autobus, una passeggiata in mezzo alle prostitute del quadro di Vincennes, e finalmente si arrivava a questi prefabbricati, questa bidonville, che era già stata privata di qualsiasi valore giuridico legale. Una laurea di Paris 8 non aveva alcun valore legale nel sistema universitario francese. Giscard d'Estaing l'aveva già privata di qualsiasi valore legale. Quindi tutti i miei amici, colleghi australiani, iraniani, palestinesi, primi americani, pochi, che si laurearono a Paris 8, rientrarono in patria con una laurea che non valeva nulla. Questo fu il caso di Paul Patton, per esempio, a Sydney, che ebbe grande difficoltà perché questa laurea non aveva valore legale. E questa università Paris 8 aveva nel suo corpo insegnanti Gilles Deleuze, Michel Serre, Hélène Cixous, di tanto in tanto di Rigaud, Jean-François Lyotard, Jacques Rancière, tutti italiani, senza alcun valore, diciamo, legale, senza alcun statuto sociale. In Sorbona c'era la Sorbona, e ancora in France c'era il nostro Foucault con Bourdieu, che da dietro le quinte si agitava. Quindi un rapporto al potere istituzionale dalla parte di Deleuze è molto interessante, perché lui non si mosse mai da Paris 8, restò sempre fedele a questa università sperimentale. Su Paris 8 si sono scritte, su Vincennes è diventato una specie di mito. Mi segnalo poi che Vincennes venne distrutta completamente, era fatta di prefabbricati, i prefabbricati vennero portati via, e ancora non siamo alla ricerca delle tracce archeologiche di dove fosse veramente questa università, perché non ne resta essenzialmente più nulla. Venne trasportata a Saint-Denis, dove poi Deleuze finisce la sua carriera. Deleuze-Foucault, già un rapporto molto importante da segnalare, un'amicizia interrotta da un'enorme polemica, un'enorme rottura fra di loro, che porterà sull'Italia, e tornerò a questo fra un istante, perché la rottura fra Foucault e Deleuze si consuma intorno alla persona di Antonio Negri. Ritorno su questo un attimo. Siamo ancora nel dopoguerra, in un certo senso, nella guerra fredda, in Europa, in cui arrivavano sì gli studenti dal mondo intero. C'era ancora Simone de Beauvoir, che aveva il piacere, l'onore di incontrare, svenendo per terra, perché quando uno incontrava Simone de Beauvoir uno sapeva che incontrava la storia. C'era ancora tutto quel mondo che per voi deve essere veramente un altro secolo, un altro pianeta quasi. Tutto questo esisteva ancora, ed era un momento che precedeva la società dello spettacolo. Sì, c'era la televisione, ma non c'erano i media, sicuramente non c'era internet. Quindi per i giovani che cercano di avvicinarsi a questo pensiero, immaginatevi già la guerra fredda, che per immaginarvi bisogna fare un lavoro di ricostruzione, perché è davvero difficile. Immaginatevi un mondo senza internet, cioè qualcosa. Un mondo in cui il telefono era già un mezzo di comunicazione avanzato, un mondo in cui Félix Guattari, il grande amico di Deleuze, era radicale perché faceva le radio libere. La radio, grande medio di liberazione, un grande strumento di comunicazione, secondo me il più democratico di tutti. La radio transistor con batterie ricaricabili con potere solare, la tecnologia più democratica del mondo. Il nonno di internet, le stazioni radio, e che ruolo giocarono nell'Italia negli anni 70, ma lascio questo a voi. In questo universo il momento francese ci dà questi filosofi che hanno il coraggio di affrontare la loro storia, di affrontare essenzialmente la questione del fascismo. In Germania c'è Habermas, c'è tutto il lavoro della scuola di Francoforte, ma sono lavori davvero bizantini, di cercare in ogni modo di salvare il salvabile, di non affrontare fino a fondo questa catastrofe immane che fu
la Shoah, che furono gli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale, in connessione anche a tutto il fenomeno della decolonizzazione e dell'imperialismo. C'è qualcosa di assolutamente lucido fino al punto della crudeltà, nella maniera in cui Deleuze e Foucault dice noi dobbiamo venire a patti con la nostra storia, non possiamo far finta che la filosofia non abbia giocato un ruolo nella preparazione del fascismo europeo, e non solo per il rapporto fra Mussolini e Nietzsche, e non solo la fascinazione di Bergson e degli altri, e di Ezra Pound, ma proprio un rapporto a una certa idea della ragione e del rapporto tra la ragione e l'Europa. L'Europa come il luogo in cui la ragione trascendentale si è dichiarata, si è manifestata, quindi l'Europa come un fenomeno universale, un'Europa che si è permessa delle libertà estreme nei confronti degli altri. E l'articolo testo che vi ho dato ha già la questione della minorità, delle minorità, degli altri, che non sono soltanto diversi da, ma essendo diversi da, valgono di meno che. Ma di meno di che cosa? Di meno che di una certa idea dell'uomo. E per quello la mia battaglia con Antonelli sull'uomo vitruviano, sull'uomo rinascimentale, io sono un prodotto dell'antiumanesimo, di quel momento francese, il momento in cui dice non possiamo continuare a fare come se gli avvenimenti del XX secolo non fossero avvenuti. Non possiamo separare la storia della filosofia dalla storia degli avvenimenti umani. E su questo ovviamente l'Accademia trema, la Sorbona blocca immediatamente, perché c'è la storia della filosofia, è la storia della filosofia, la storia degli esseri umani è un'altra faccenda. E la prima cosa che farà Deleuze è affrontare questo divario e dire eh no, noi dobbiamo prendere la filosofia e portarla nel mondo, far veramente smontare questa immagine del filosofo uomo europeo e farle confrontare ai risultati, agli effetti del suo pensare, a questo, la maniera in cui la differenza diventa strumento di esclusione, di marginalità e a un certo punto anche di liquidazione, di assassinio, di crudeltà in confronto agli altri. È un momento straordinario, io arrivo appunto già molto convinta dell'importanza del femminismo, dell'antirazzismo, famiglia antifascista, eccetera, dall'Australia con tutte le idee sull'anticolonialismo, e troviamo qui delle filosofie che rispondono esattamente all'inquietudine ma anche alle aspirazioni della nostra generazione. Debbo a Paul Patton e agli australiani la scoperta di Deleuze, lo dico che è molto importante perché le prime traduzioni inglesi di Deleuze provengono da Sydney, mentre tutte le traduzioni inglesi della parte linguistica del post-strutturalismo, cioè Jacques Lacan, Jacques Derrida, queste vengono prodotte essenzialmente da Columbia University, Stanford e tutte le grandi università americane, che si innamorano della famiglia linguistica, quindi Barthes, Derrida, questi grandissimi pensatori di cui voi avrete l'occasione di discutere nelle prossime conferenze. Si chiama il ramo linguistico del post-strutturalismo perché partono dalla semiotica, dalla psicoanalisi e dalla linguistica di Saussure. Foucault and Deleuze è il ramo materialista che parte da Marx e dalla critica della psicoanalisi, ti tornerò, per fare tutto un discorso sulle nuove forme di materialità che stanno emergendo nel capitalismo avanzato grazie alle tecnologie. Tutta un'altra storia. Leggiamo, non so, Grammatologia di Derrida e fate il confronto con l'Histoire de la Folie di Foucault per vedere due metodologie completamente diverse. Gli americani si innamorano della parte semiotica e traducono a tappeto Christeva, Barthes, Derrida, creando un fenomeno squisitamente americano che si chiama French Theory, lasciando assolutamente intoccati e assolutamente nascosti quasi Foucault e Deleuze. Foucault poi ha la sua storia, che lasciamo perdere, ma Deleuze attenderà quasi 10-15 anni prima di poter cominciare a emergere come un filosofo serio, ed emerge in Australia e in Canada, ancora oggi negli Stati Uniti non abbiamo delle carte in cui dei deleuziani, diciamo, di spicco sono installati. Quindi c'è un problema profondo con la radicalità
di Deleuze e sulla sua critica del capitalismo, che chiaramente è molto scomoda in confronto ad altre filosofie che sono forse più vaghe sulla questione politica. Molto importante il ramo australiano perché ha un'altra filiera che è lo spinozismo critico. In Australia mi insegna la mia vecchia insegnante Genevieve Lloyd, che è una delle grandi interpreti di Spinoza, una delle prime a portare Spinoza anche nel femminismo. Genevieve Lloyd oggi ha quasi 80 anni, ma è lei che forma, che è la mia insegnante, ma forma anche la Elizabeth Gross, è la direttrice di tesi della Moira Gatens, produce la Clea Colebrook, insegna alla Patricia McCormick, arriviamo quasi a Sarah Ahmed. C'è tutta una filiera australiana di spinozisti che arrivano da lei, dalla Jenny Lloyd, che oltretutto ha la laurea di Oxford, che non c'entra nulla con la Sorbonne, ma è una delle grandi interpreti di Spinoza, e tramite Spinoza si arriva al vero Deleuze, al Deleuze del materialismo, del corpo, degli affetti, non al falso Deleuze, su cui tornerò fra un attimo. Quindi cerco una cartografia molto complessa. Questo grande filosofo che non fa parte della French Theory, e questo gli fa perdere la battaglia, ma poi vince la guerra, perché la French Theory diventa una cosa molto polemica. E quando la French Theory diventa il bersaglio di tutta il controcolpo, le contromanovre dei conservatori anche in filosofia, che si scateneranno contro il pensiero francese, negli Stati Uniti diventano delle grandi culture wars, delle grandi battaglie culturali che continuano tuttora in un certo senso, e quindi i francesi stessi rifiuteranno questa French Theory dicendo è una cosa che hanno fatto gli americani. Io ho avuto grande onore di dare le Turner Lectures a Yale qualche anno fa. Yale è uno dei posti che ha inventato la French Theory, c'era il Presidente, c'era tutto il Consiglio del Senato, gli ho ringraziato tantissime, però gliel'ho detto tranquillamente, ragazzi, voi avete fatto una grandissima cosa, avete inventato una cosa molto americana che si chiama French Theory, ma avete lasciato indietro i filosofi più interessanti, avete preso quelli meno interessanti. Hanno riso un po', ma era un po' sul limite del buon gusto e della cortesia, perché abbiamo subito quasi 20 anni di decostruzione di Derrida e di psicoanalisi, e abbiamo dovuto attendere molto più a lungo questa filosofia che è molto più materiale, molto più concreta, ma sicuramente molto più politica. Quindi metto a fuoco queste cartografie incrociate con Australia e Canada che fanno questo tipo di pensiero, America che resta sulla semiotica, la psicanalisi, sfornando generazioni e generazioni, di cui probabilmente Judith Butler è l'esempio più chiaro di puro Derrida, pura ricostruzione, con tutte le aporie e tutte le ricchezze di quel tipo di metodologia. Deleuze che resta a casa e scrive. Deleuze ha fatto 3 viaggi di vita sua, uno a Roma, uno in Brasile per incontrare Lula, e basta. È rimasto a casa anche perché non era in grande stato di salute, era molto malato, aveva problemi di respirazione, un solo polmone, fumava 40 sigarette al giorno, ogni tanto, perché era così. Quindi persona delicata, vulnerabile, è rimasto a casa a scrivere. Foucault si è buttato nella sua fama, nella sua celebrità, vivendo a fondo questa follia della French Theory, è diventato un pensatore californiano, queer Foucault, si è beccato l'HIV ed è morto a 54 anni, lasciandoci un archivio incompiuto, un'opera incompiuta e dei problemi di recezione enormi, fra cui questa spaccatura fra il Foucault californiano e il Foucault francese. E quindi non vi lascio indovinare da che parte sto io, avendo seguito le sue lezioni al Collège de France. E per me c'è un Foucault solo, Foucault che dice non esiste liberazione tramite la sessualità, dobbiamo solo liberarci dalle identità sessuali, liberarci dalla sessualità, che è l'opposto del queer theory. Vi dico solo quella perché qui ci sarebbe un grande dibattito da fare. Quindi se io posso fare questa mappatura dei problemi di recezione di Deleuze nella lingua inglese, vi lascio immaginare cosa dovremmo fare per il rapporto di Deleuze all'Italia. Perché in quel momento a Parigi, il testo che voi avete in mano del 1978, 77-78 in Italia, basta la parola, dobbiamo entrare, sono anni tremendi. E io sbarco a Parigi per trovarmi circondata da fuoriusciti italiani di ogni tipo e colore, da ogni tipo di denominazione, di bande armate, di ogni cosa, che erano ospiti della Francia per via della dottrina Mitterrand, e primo fra loro Antonio Negri.
Insomma, uno sbarca da Canberra con Jenny Lloyd, Spinoza, Foucault ed è circondato da questi individui. Come rapporto al mio paese, devo dire che è stata abbastanza tesa la faccenda. Io ho tenuto le mie distanze, ho delle cose da dire su questo, ma la cosa importante è il rapporto fra quel gruppo, soprattutto Negri, grande spinosista, L'anomalia selvaggia è un grandissimo libro, di cui Deleuze scriverà la prefazione, dicendo a Tony Daly è uno che capisce tutto sul ruolo dell'immaginazione e Spinoza, però questo uomo ha ricercato la polizia di mezzo mondo, e quindi un rapporto molto teso su questa questione del terrorismo, e qui abbiamo sul rapporto fra filosofia e terrorismo una ripetizione del rapporto che c'è stato fra filosofia e fascismo, cioè cose di cui non possiamo parlare, non riusciamo a parlare perché sono troppo complicate. Conosco Alisa Del Re, che su queste cose delle cose molto precise da dire su quello che accadde a Padova, e su, però tutto questo è come se fosse uscito dalla nostra memoria collettiva, no? Se il terrorismo, i miei studenti credono davvero che il terrorismo sia un fenomeno islamico, se io dico Bada Meinhof, Brigate Rosse, mi guardano come se fossi, cioè non sanno, non abbiamo interpretato, non abbiamo incorporato quel momento, anzi l'abbiamo espulso, l'abbiamo messo altrove. A Parigi è molto difficile evitarlo perché ci siamo nel bel mezzo, e il rapporto di amicizia che è cordiale ma non intimo fra Deleuze e Negri, a mio avviso, ha avuto un effetto negativissimo sul rapporto che l'Italia ha sviluppato verso Gilles Deleuze, perché è stato amalgamato a questa faccenda del terrorismo. Lui ha scritto un famoso testo che è stato tradotto in mille lingue, che si chiama Lettera aperta ai giudici di Tony Negri, in cui si interroga, come facevano in molti in quegli anni, il Bertrand Russell Peace Tribunal, Amnesty International, si chiede su come le prigioni trattano i terroristi, su come vengono trattate queste persone. Gli diamo i diritti di base o sono condannati a priori? Quindi non era un'apologia del terrorismo, era un punto di interrogazione su come ci stiamo comportando in confronto a questi giovani. In Italia sono migliaia di giovani in prigioni, migliaia, tutta la mia regione, vengo dal Triveneto, io ho compagni di scuola che sono tuttora implicati in questa faccenda a 60 anni, quindi è un fenomeno gigantesco di cui noi non abbiamo assolutamente tirato ancora i fili. Secondo me su questo il povero Deleuze paga un prezzo molto caro, l'Italia lo assimila a un momento tremendo della nostra storia di cui non abbiamo voglia di pensare, e non pensando a questo eliminiamo anche il rapporto con Deleuze. La situazione si peggiora quando Foucault e Deleuze baruffano sulla questione di Negri. Foucault fa molto più attenzione, è un uomo che vuole la carriera, un uomo ambizioso al Collège de France, vuole assolutamente essere uno degli immortali, e lui non vuole questi, non è d'accordo su questo rapporto con le marginalità sovversive. C'è anche Bifo a Parigi, fuoriuscito pure lui. Foucault fa molto più attenzione, invece Deleuze dice, ma insomma a un certo punto se siamo uno stato di diritto interroghiamoci su come stiamo trattando queste cose. Quindi spaccatura, una rottura assolutamente irreparabile fra i due, un'amicizia che salta non tanto solo su Negri ma su Bada Meinhof e l'avvocato della banda Bada Meinhof, che è anche lui fuoriuscito in Francia, e che il Ministero della Giustizia vuole riportare in Germania, estradizione in Germania, e invece Deleuze si batte per proteggerli. Per quindi una spaccatura tremenda, e Foucault e Deleuze non si parleranno mai più. E quando Foucault muore, Deleuze parlerà con grande tristezza di questa cosa. Il grande amico, l'amico, il compagno di scrittura è Félix Guattari, che invece gli resta fedele fino alla fine, e tornerò su lui fra un momento. Quindi per i giovani o per chi si interessa a questa cosa, qui c'è un momento cartografico, c'è una mappatura da rifare. A mio avviso dobbiamo smontare una certa immagine di Gilles Deleuze preso nei silenzi, nei dubbi, nelle paure degli anni di piombo, e riportarlo in un'altra luce, in un altro momento, magari parlando anche delle radici profonde di quegli anni, di cosa significa fare la critica del potere in un paese che non ha mai affrontato a fondo la questione del fascismo, come l'Italia. Non ce l'hanno concesso, non siamo stati capaci di farlo, siamo stati occupati con le basi americane a testata nucleare multipla fino ad oggi, abbiamo mille ragioni per non aver fatto quel lavoro, ma noi non l'abbiamo fatto, i francesi invece sì.
E quindi riportarlo in luce in questa maniera qui, guardare le prime traduzioni di Deleuze, che vengono eseguite su Out Out, che è la rivista che porta tutto questo pensiero francese in Italia. E la prima traduttrice che ho trovato di Deleuze era Luisa Muraro, che inizia con Deleuze e poi ovviamente passerà a Lucie Rigaray e diventa la grande interprete di Lucie Rigaray, che a mio avviso è un'altra delle filosofe che andrebbero un po' discusse in questa serie, perché è una delle grandi pensatrici della differenza pure lei. Rapporto complicato, ultima complicazione, la psicoanalisi. Félix Guattari, il compagno di scrittura. Quante amicizie esistono in filosofia? Quante amicizie prolifiche e generatrici come quella fra Deleuze e Guattari? Fatemi una lista di chi, quale filosofo ha mai co-scritto un capolavoro con un altro? Ha la generosità, la flessibilità, il genio di poter condividere con un altro due capolavori, Anti-Idipo e Mille Piani. Mille Piani è il libro di filosofia della seconda metà del XX secolo, è un libro incredibile, scritto a quattro mani, a 800.000 sinapsi neuronali. Io e Félix insieme ci siamo una tribù, siamo un mondo, siamo mille. Un'amicizia straordinaria, che significa zero ego, narcisismo a livello zero, significa condividiamo, ma io non riesco a immaginare né Barthes, né Derrida, né nessuno degli altri che si permetterebbe l'umiltà di condividere due capolavori. Guardate che è una cosa straordinaria, l'unica cosa di cui sono invidiosa nel patriarcato sono queste amicizie maschili che gli permettono di scrivere delle cose strepitose. Noi donne non ce la facciamo, non ancora. Félix Guattari, il figlio prediletto di Lacan, il golden boy, direbbero gli americani, il prediletto, come Jung lo era per Freud, e ovviamente il figlio prediletto deve tradire, cos'altro può fare? E Guattari fa una smontatura completa, proprio una decostruzione concettuale della fabbrica di pensiero di Lacan, la smonta completamente, estraendo fuori questa essenza hegeliana, la negatività, il potere del negativo, estrae questa essenza hegeliana, dice: ma guarda, è tutto su quello che ci manca, il buco nero della mancanza, di quello che non è, del desiderio come buco nero, come mancanza, mancamento si dice, no? Le manque, mancanza, si desidera ciò che non c'è. E se invece al posto della struttura hegeliana prendessimo Spinoza, se prendessimo il conatus spinoziano, spinosista, il desiderio come l'abbondanza di ciò che produciamo insieme, donare ciò che non c'è, che si chiama amore se volete, comunque amore del mondo, comunque positività come prassi collettiva. Questa, diciamo, scatto, questa differenza, questo slittamento dal momento hegeliano al nuovo Spinoza è il punto fondamentale delle filosofie della differenza degli anni 70. Ma siccome gli americani non l'hanno afferrato questo punto, non è passato nella storia. E abbiamo avuto invece questo disastro apocalittico che è il postmoderno, che ci ha fatto perdere 25 anni di discussioni inutili sul relativismo, eccetera. Quando la cosa fondamentale è la critica del marxismo hegeliano, dell'hegelianismo marxista, all'indomani della rivoluzione fallita nel maggio del 68. Questa è l'essenza. Maggio del 68 è stata una grandissima cosa, ma ha portato al potere il generale de Gaulle. E Deleuze e gli altri, i giovani studenti, che fecero il 68, si dissero: ma insomma, abbiamo fatto tutta questa cosa per portare al potere loro, dove abbiamo sbagliato? E dove ha sbagliato il maggio 68, quando gli studenti e gli operai avevano il potere in mano, avevano bloccato la Francia, potevano andare al potere? Cosa gli mancava? Un programma e una coesione di gruppo. Si sono frammentati, hanno fatto le solite baruffe che la sinistra sempre fa, e non c'era progetto. E su questo De Gaulle manda avanti l'esercito, e il maggio 68 si chiude, e si chiude con gli anni di piombo e con le leggi speciali, perché il dopo non fu assolutamente un momento gioioso. Importantissima la critica del marxismo, e quando Berlinguer blocca l'accesso a Foucault e a Deleuze in Italia,
è su queste cose qui, ma come, su cui dite che il marxismo non è la filosofia della storia giusta per il nostro secolo? Ma non è possibile. Battaglia armata, Sartre contro Foucault, Berlinguer contro Deleuze, voi non potete dire che il marxismo con la filosofia hegeliana della storia non corrisponde alla realtà della nostra epoca. E invece Deleuze e Guattari già dicono nel 72, nel primo capitolo dell'Anti-Edipo, il capitalismo non si spezza, il capitalismo si piega, si adatta. Perché? Perché il capitalismo siamo noi. Immanenza, non trascendenza. Noi siamo dentro fino al collo in queste faccende perché tiriamo vantaggio dalle vere condizioni, dalle stesse condizioni di cui siamo critici. Siamo parte noi stessi del problema. Immanenza. Per una femminista ovviamente è la filosofia fondamentale, il personale e il politico, il potere comincia a casa, comincia nell'intimo, comincia nelle cose vicine a noi, non nelle astrazioni, fondamentale il ritorno all'immanenza materialista, corporea ma trasversale del grande, grandissimo Spinoza, riletto ovviamente con questo nuovo tipo di pensiero. 72, la Thatcher andrà al potere nel 78-79 quando il neoliberalismo si manifesta, ma già nel 72 Deleuze e Guattari dicono: guardate che il capitalismo non ha bisogno della base operaia, non ha bisogno di produrre. E perché dicono questo? Perché hanno già individuato il fenomeno dei media, il fenomeno radio, televisione e reclame, hanno Guy Debord, hanno Roland Barthes. Guy Debord scrive La società dello spettacolo nel 62, quindi hanno le prime analisi della società dello spettacolo. Il capitale non è più il prodotto industriale fatto in fabbrica, il capitale è lo slogan, l'immagine, la propaganda, la reclame, è questo nuovo momento che loro capiscono prima di tutti gli altri, è il momento francese in cui il capitalismo avanzato viene messo a fuoco in maniera lucidissima, talmente lucida che sia la destra che la sinistra, prese dal panico, negano l'evidenza e fuggono. Grandissima difficoltà a far passare questa analisi non hegeliana, non marxista del capitalismo avanzato. Pierre Macheret scrive nel 79 il libro che già riassume questo cambiamento di paradigma, il libro si chiama Ego lo Spinoza, cioè, più chiaro non lo poteva essere, libro scritto nel 79, gli americani lo traducono nel 2011, quando finalmente ormai l'ondata deleuziana è così forte che non possono evitare più di dire quello che va detto. Ci ho detto, la sinistra americana, inglese, che sia Corbyn, che sia Sanders, resta profondamente di stampo marxista, vecchia maniera. L'analisi del capitalismo avanzato come sistema di comunicazione in cui il vero capitale sono i dati, sono i bits and bytes, tutto questo ancora oggi ha grandissime difficoltà ad essere assimilato nel discorso della sinistra che del 68 non fa altro che perdere un'elezione dopo l'altra e perdere terreno perché a mio avviso non ha afferrato la struttura della nuova economia. 72, nuova economia, Deleuze e Guattari dicono la base industriale se ne andrà, non abbiamo bisogno di produrre nulla, il capitalismo inventerà una nuova comodità, un nuovo prodotto. Questo prodotto si chiama credito, l'avvenire è il debito globale. 72. Quando Lazzarato scriverà L'uomo indebitato, i lavori che sta facendo sul debito, già alla pagina 3 di Lazzarato troverete l'Anti-Edipo, perché lui è una persona seria, è tratto nel 72. Immaginatevi come sarebbe stato tutto diverso se la sinistra avesse ascoltato quel messaggio. E invece la sinistra darà battaglia a questo tipo di pensiero e si butterà su un altro modo di rapporto. Quindi su questo Guattari produce l'analisi di come il desiderio si iscrive all'interno di queste mutazioni del sistema economico, del sistema capitalista. La teoria del desiderio, che è quello che Guattari porta a Gilles Deleuze, una teoria del desiderio psicoanalitico, senza però la mancanza, senza la negatività, desiderio riletto con la plenitudine, la gioia di Spinoza, e soprattutto un desiderio che ci vede partecipi e co
complici delle condizioni che noi stessi vogliamo, cerchiamo di criticare e di trasformare. Ripeto, per una femminista, per un pensatore antirazzista, queste sono cose, sono metodi familiari. Per la filosofia questa è una posizione molto scomoda. L'idea del pensatore critico è, il pensatore, è la coscienza d'opposizione che, essendo contro, è al di fuori di ogni sospetto, al di sopra di ogni sospetto. Io sono contro, quindi non c'entro, è troppo comodo. Se fosse così semplice, tu sei contro ma fai parte del problema. E oggi che siamo tutti in queste discussioni con i nuovi media, con gli iPhone e gli iPad, possiamo essere tutti contro il capitalismo avanzato, ce lo portiamo in tasca nei nostri telefonini, senza i quali non viviamo, quindi inutile essere contro ciò di cui noi siamo così partecipi. Dobbiamo trovare un'altra maniera di esprimere il nostro essere minoritari, un'altra maniera di esprimere l'opposizione, una maniera affermativa che porti dei contenuti e ci dia dei margini di distanza, di disidentificazione dai sistemi dominanti. Questo sarà l'apporto di Guattari, che farà un grosso lavoro di quasi disintossicazione psichica nei confronti della nostra dipendenza dai beni di consumo, dal consumerismo, dai soldi, dal capitale, da tutte queste cose. Un lavoro proprio di ascetico quasi, gran riferimento alla tradizione stoica, di disfarsi di certi attaccamenti, da certe dipendenze. Il problema con Guattari è enorme, il nostro problema con la recensione di Guattari in Italia è che l'Italia non ha un rapporto diretto a Jacques Lacan. Quindi, secondo grosso problema di interpretazione, il rapporto fra l'Italia e la psicoanalisi lacaniana. Lacan ha un grosso problema in Italia, nel senso che il suo grande mediatore italiano è un triste personaggio dal nome di Verdiglione. Verdiglione, che per anni cura questa rivista che si chiama Spirali, di cui si parla molto a Parigi, e Verdiglione fa parte dell'entourage del Partito Socialista di Craxi, devo dirvi altro. Lì si blocca la recensione italiana di Lacan, resta impigliato dentro, e penso che il grosso della psicoanalisi italiana sia o freudiana o junghiana, non di certo lacaniana. Quindi difficile capire l'intervento di Guattari o l'intervento di Lucio Rigaray, se uno non ha Lacan alle spalle, molto difficile, perché sono interventi direttamente all'opposto, al contrario dell'edificio concettuale lacaniano. In Italia mi Rigaray senza Lacan e il Guattari non ha senso, cioè non si può capire neanche perché la schizoanalisi cosa possa voler dire. Quindi qui, anche qui, mappature che mancano, anelli mancanti, quindi ricerche che vanno fatte o che vanno colmate. Mi rivolgo di nuovo alla nuova generazione su questo. Resta da fare una cartografia più esatta dei rapporti, dei legami, della recezione possibile fra questi due grandi pensatori. Qui c'è un lavoro davvero di tesi da fare. Ecco, questa era solo l'introduzione, adesso posso cominciare l'intervento. Per leggere, dunque, quanti minuti mi mancano? 5? Una decina, ce la faccio. Io organizzerei gli scritti di Lacan in tre grosse fasi, che non sono lineari e non sono cronologiche, ma sono comunque delle fasi molto precise, e si vedono anche dal fatto che alcune di queste fasi sono co-scritte, coprodotte con Guattari, e altre invece sono proprio solo di Deleuze stesso. La prima fase è la critica della storia della filosofia, fondamentale. Critica della storia della filosofia come un discorso che ha colonizzato il pensiero filosofico, impedendogli di dedicarsi alla creazione di nuovi concetti, che è per Deleuze la funzione principale della filosofia. Liberateci dalla storia della filosofia. E tutta la generazione dei miei insegnanti, tenete conto che Deleuze come Serre ebbe come direttore di tesi Bachelard, e che Foucault ebbe come direttore di tesi Candivien, quindi sono prodotti da dei giganti del pensiero, quindi conoscevano benissimo, come tutti le grandi école francesi, la loro storia della filosofia. Noi siamo una generazione che è stata tormentata dalla storia della filosofia, dice Deleuze, ci hanno tormentati, perché la storia della filosofia è una macchina che serve ad intimidire la gente, a farti sentire ignorante, non ne sai mai abbastanza, c'è sempre un'altra nota di Platone che non hai capito esattamente, sei sempre il nanerottolo sulle spalle dei giganti, non vale assolutamente nulla.
E se sei poi una donna in questa faccenda, oltre ad essere stupida ed ignorante, sei anche mal vestita e non a posto, tutte le nevrosi e i sensi di inferiorità possibili e immaginabili vengono mobilizzati da questa macchina terribile che è la storia della filosofia. Liberateci da questa cosa. La mia storia, il mio aneddoto su questo non è tanto dalla scuola francese, ma da quella tedesca. Ho avuto grande piacere di conoscere Elisabeth Jandruo, che ha studiato con Hannah Arendt negli Stati Uniti, Elisabeth Grande, grandissima persona, e raccontava che l'Arendt era una pessima insegnante. E quando gli studenti andavano da lei, il professor Arendt, io vorrei studiare con lei, bene, vai, e leggiti tutto Hegel e ritorna. Allora, lo studente andava via, un anno dopo lo studente ritorna e dice: professor Arendt, ho letto tutto Hegel, si dice in tedesco? Capito? Mai abbastanza. La storia della filosofia, mai, cioè la mancanza, proprio sempre, definitivamente. Quindi liberateci da questo, e Deleuze farà una controstoria della filosofia, riportando al centro del dibattito testi che non vengono mai insegnati, a partire da Nietzsche. Come mai che Nietzsche è sparito dalla storia della filosofia? Come mai Nietzsche è finito sulla lista dei libri che gli alleati hanno messo a bando nel 1945 e Heidegger invece no? Potete spiegarmi questa filosofia? Qualcuno deve scrivere qualcosa su questo, perché non è possibile che Heidegger, un nazista convinto, resti in ogni curriculum filosofico. E il povero Nietzsche, che non c'entrava nulla, che era già fuori di testa, già la sorella Elisabeth Nietzsche, ma Elisabeth Nietzsche non è Friedrich Nietzsche, sparisce. Non abbiamo Nietzsche nel femminismo, non abbiamo Nietzsche nell'arte, non abbiamo. Come mai? Io mi rivolgo alla generazione del dopo Guerra Fredda, questa proprio è la scholarship, post-Cold War scholarship, le nuove ricerche che vengono dopo la Guerra Fredda, guarda. Studiamo un po' questa cosa, come mai, cosa è successo? Vabbè, Benito, Adolf si sono innamorati di Nietzsche, non basta, qui c'è qualcosa di molto più complicato. Quindi loro riportano, anche Derrida, riporteranno in campo Nietzsche come un critico dell'umanesimo, ma anche un grande europeo, uno che dice il buon europeo è l'europeo antirazzista, antinazionalista, critico. Il buon europeo è quello che non crede alle identità nazionalistiche fisse, unitarie e autoritarie. Il vero europeo è il critico, è quello che si dà da fare per portare le forze della vita in pieno dibattito. Quindi riporta Nietzsche, quindi immaginate cosa significa in confronto alla critica del fascismo, per ritornare al mio punto iniziale. Spinoza, come mai nessuno insegna Spinoza? Come mai Descartes o Descartesi obbligatoria con i suoi dualismi, che sono praticamente Descartes non ne ha beccata uno, cioè Cartesio ha sbagliato quasi tutto, però il dualismo, cioè, corpo e mente, cogito e postum, questa cosa è uno strumento di potere incredibile nel momento in cui l'Europa si lancia nella conquista imperialista del mondo, è uno strumento di potere assolutamente imbattibile, e tutti i filosofi si dedicano al colonialismo, Hegel lo difende, Locke lo difende, Hume lo difende, il ruolo civilizzatore dell'Europa, la filosofia è lì, a teorizzare l'importanza di andare a conquistare il mondo. Altro che filosofia e potere, altro che filosofia e microfascismi, guardiamo queste cose in faccia e portiamo dentro anche gli altri pensatori, quelli che hanno un altro rapporto alla democrazia, e ad esempio Spinoza, il grande pensatore della democrazia popolare, della democrazia radicale, l'altro illuminismo, l'altro momento di pensiero critico. Quindi gli empiristi inglesi, i presocratici, Nietzsche, Spinoza, per arrivare fino a Foucault. Guardate che quel libro di Deleuze su Foucault è un gioiellino, perché prima cosa è la migliore introduzione a Deleuze che poteste mai avere, perché è Deleuze che si presenta come il seguace, ma soprattutto è un gesto d'amore nei confronti di Foucault, perché mette a fuoco ciò che Foucault avrebbe potuto fare se non fosse morto così giovane, se non avesse commesso gli errori di giudizio, di scelte che fece. Quindi è un gesto di completezza, di generosità nei confronti di questo amico che vi perse per via delle ragioni che vi ho già spiegato, e lui, io lo chiamo il Foucault virtuale, perché dice: se lui fosse, avrebbe, e nel frattempo fa una
lo scrive all'interno della storia della filosofia, ne fa un grande filosofo, fa di Foucault un filosofo a mio avviso molto più importante di quanto Foucault stesso non lo sia. Comunque è un gesto di grande amicizia, è di grande amore, anche lì difficile fare un lavoro. Quindi l'altra storia della filosofia, una controstoria, una controgenealogia, che sarebbe molto interessante applicare a corsi di insegnamento. Insegniamo la filosofia in questo modo, con i pensatori minori, con quelli scomodi, con quelli del non, con quelli che hanno pensato l'impero, lo Stato, la ragione, l'uomo, l'uno, ma quelli della molteplicità, dei margini, della vulnerabilità, delle incertezze, quelli scomodi che dichiarano il buono europeo, l'europeo che rompe le regole e non segue le truppe cammellate. Secondo, il lavoro con, seconda fase di Foucault, il lavoro insieme a Guattari per mettere a fuoco i due, di Deleuze. Deleuze e Guattari, il lavoro che ho fatto insieme, per mettere a fuoco i due sistemi di pensiero critico che hanno dominato la seconda metà del XX secolo e che Deleuze considerava come due grandi burocrazie intellettuali. Ne parla come le due grandi burocrazie intellettuali, il marxismo e la psicoanalisi. Io faccio parte di una generazione, potete andare a vedere sul nostro CV, in cui abbiamo fatto tutti la tesi di EMA su Althusser e Lacan, cioè proprio tutti, cioè è una cosa, i due sistemi di pensiero, erano i due sistemi di pensiero del dopoguerra, uscendo negli anni 60, questi erano i pensatori critici, il marxismo con l'antifascismo e la psicoanalisi con la critica del desiderio in rapporto alla società del consumo. E qui mettere a fuoco, diciamo, come il desiderio è politico e intimo al tempo stesso, ciò che c'è di più intimo e di più pubblico, cosa che Foucault comincia a fare agli inizi di Foucault. Storia della sessualità, l'idea era questa, però non la finisce, per cui restiamo nel vago. Deleuze e Guattari vanno fino a fondo su come il desiderio è una grande, uno slancio vitale che viene modulato e riorganizzato da un sistema che in risposta a tutte le nostre aspirazioni, desideri, sogni, fantasie, risponde una sola cosa: spendi i soldi. Vai, go shopping, quindi consumerismo, mercificazione del desiderio, ed è una cosa che funziona, è letale, perché funziona alla grande, perché vediamo con le 5.000 paia di scarpe della signora Melda Marcos che non c'è, le merci, la comunità vanno all'infinito, mai abbastanza. Critica del desiderio come ciò che c'è di più intimo e di più pubblico, critica della negatività, il desiderio non è mancanza, il desiderio viene rimpiazzato con la positività del desiderio, da Hegel a Spinoza, e su questo loro sono grandi sostenitori dei movimenti radicali degli anni 70, i movimenti femministi, gay, i movimenti anticolonialisti, i primi movimenti ecologici in difesa per la pace contro il nucleare e tutto il fronte antifascista, antirazzista che continua. Sostengono assolutamente i margini, sostengono i giovani. Terza fase del lavoro di Deleuze, lì è molto più lui da solo, tutti gli scritti sull'arte, la letteratura, il teatro, radio, cinema, pittura, da Beckett, che è un librino meraviglioso sulla stanchezza, sulla sfinitezza, un libro stupendo, lo leggo regolarmente perché mi mette di ottimo umore, su cosa significa essere sfiniti, the exhaustion, l'épuisé, fino a Carmelo Bene, suo grande amico, questo di lavorare la voce, il lavoro di teatro sulla voce, passando per Proust, Kafka, cosa non è il librino su Kafka, una Verdi, sono queste piccole gemme, queste piccole perle sulla cos'è l'arte e la cultura. C'è questo meraviglioso e bellissimo documentario che si chiama Abbecedaire, filmato negli anni 70, quindi una qualità terribile, proprio per voi giovani di YouTube è una cosa da impazzire, filmato a mano, in bianco e nero, quella cosa che sbaglia, si sente nulla, il suono è terribile, ma è un piccolo capolavoro, ABCD, e se ascoltate o leggete, perché è stato trascritto, il cipercultura, ciò che Deleuze dice su être cultivé. Cosa vuol dire essere una persona colta? Cosa di cui potremmo davvero discutere? Cioè, leggere,
leggere, immersi, leggere, vivere dentro i grandi, piccoli scrittori, avere accesso a questi momenti di grande creatività. Per Deleuze non c'è differenza fra filosofia, arte e scienza. Lui pratica il parallelismo di Spinoza, sono entrambi vettori di formazione, di strutturazione delle intensità. Le intensità sono la forza vitale che ci portiamo dentro. Il linguaggio dice quel che dice: nel momento in cui entra in campo il vitalismo, arrivano subito i riflessi condizionati dell'antifascismo. Queste filosofie della vita e dell'intensità sono state corrotte dal fascismo, sono state implicate in gerarchie razzializzate, sessualizzate, naturalizzate, che hanno provocato disastri. Ma come dice giustamente Foucault analizzando l'opera di Deleuze, noi non dobbiamo fermarci qui, perché se la nostra cultura ha deciso che le scienze d'oggi e le tecnologie d'oggi sono scienze della vita, noi dobbiamo rispondere con filosofie della vita che non siano essenzialiste, che non siano razziste, che non siano gerarchiche. E nella nostra storia le abbiamo queste filosofie, abbiamo un Nietzsche, abbiamo Spinoza, abbiamo un Hume che parlano della vita come intensità, eccellenze, forze. Allora, togliamo la carica fascista tossica, ma utilizziamo queste filosofie per ripensare un vivente mediato dal punto di vista tecnologico, mediato dal punto di vista zoogeologico, se vogliamo arrivare all'antropocene, a una trasversalità del soggetto che implica rapporti con altri umani e non umani. È da lì che il mio postumano nasce. Per Spinoza non c'è differenza ontologica fra una carota, un coniglio, un essere umano, perché per lui la questione non è la causalità, da dove viene, chi li ha fatti. La sola questione per Deleuze è la forza, di che cosa sei capace, what can a body do, cosa può fare il tuo corpo. Il corpo di Spinoza è un corpo intelligente, è un corpo pensante, è un corpo che è anche cervello, è il corpo, è un cervello incorporato e un corpo cervellizzato, cosa che per i nostri scienziati neuronali è una banalità ovviamente, ma per le scienze umane, per la filosofia, dire che il corpo è pensante, tranne se non è una femminista radicale, se non si fa in buona compagnia. E quindi questa materia vivente, intelligente, dotata di una forza, di una qualità vitale, questo è l'intervento fondamentale, scomodo, complesso, ma è secondo me il nucleo centrale, il nucleo serio di tutta una faccenda deleuziana che diventa rapidissimamente complicata e polemica. Io mi inviterei a entrare nell'universo di Deleuze proprio su quest'angolo qui, cioè pensare al rapporto all'umano, al non umano, la trasversalità, il nostro rapporto all'ossigeno, all'acqua, agli altri, rifugiati, vicini di casa, colleghi, una molteplicità distribuita che però resta unita dal fatto che siamo complessi ma non siamo infiniti, e i limiti della nostra intelligenza sono anche i limiti del nostro corpo. La pelle è il nostro limite, ma è un limite poroso e aperto. La pelle è fatta di pori, la pelle registra, è aperta, al microscopio risulta puntellata di aperture. Siamo aperti sul mondo, ecco, questo materialismo vitale senza fascismo, secondo me questo è il momento deleuziano in cui la differenza sorge in tutta la sua complessità ma anche in tutta la sua forza generativa. Ed è un grande peccato che il femminismo non abbia avuto un momento spinosista spinosiano, ma sta arrivando adesso. Dopo quello deleuziano c'è una nuova generazione, ne stavo parlando, di filosofe femministe che davvero prendono Spinoza sul serio e vanno con Spinoza nelle microbiologie, nelle scienze neuronali. Certi corpi sono i corpi hanno capacità diverse, sono sessuati in maniera diversa, molteplice e diversa, e sono capaci di produrre cose diverse. Certi corpi sono perfino capaci di produrre le generazioni future. Immaginatevi questo, che potenza, la potenza generativa. E quindi su questo la maternità viene distribuita in tutt'altro modo, se vedete un po' le possibilità di questo. E questo sarebbe secondo me, riguardo la Serena che mi dice che devo star zitta, la cosa fondamentale, spostamento da Hegel a Spinoza sul desiderio,
che non è mancanza ma plenitudine, sulla materia vivente ma non essenzializzata, non gerarchica, non fascistizzata, e sullo senso collaborativo di un'etica che è un'etica della collaborazione, un'etica affermativa che dobbiamo praticare insieme, perché uno davvero non è uno, è un altro, ma è una molteplicità di tantissimi altri. Ci sarebbe tantissimo altro da dire su varie cose, ma penso che come introduzione possiamo magari fermarci qui e posso adesso fare il jukebox e vedere che, da che parte dovete andare. Leggetelo, partite da Spinoza, lasciate perdere gli anni 70 e andate avanti fino a fondo su filosofie della vita che si oppongono a delle tecnologie della vita che in realtà sono delle necrotecnologie che fanno solo disastri e producono solo morte. Un pensiero della vita che sia laico, che sia materiale, che sia produttivo. Questo secondo me è il grande dono del grande antifascista che fu il maestro Amatissimo Deleuze. Questa è stata una delle chiarezze di una lucidità esemplare, che devo dire aiuterà a capire anche tutti gli altri episodi di questo ciclo previsti in modo diverso da come magari l'avevamo immaginato. E qui bisognerebbe fare come andare, bene, ritorno per un anno e poi ti dico, perché questo uomo non saprei che dire, se non... Sai cosa dico le Sorbona, delle persone che si sono specializzate in una cosa? Il stav tu, il stav che sa, sanno tutto ma sanno solo quello, che mi sembra una cosa bellissima. Io so tutto ma solo questo. Beh, insomma, non mi sembra davvero poco. Allora, vediamo se c'è qualcuna veramente vuole intervenire. Prego. Dice il nome così rimane iscritto agli atti del libro. Grazie. Sono Gabriella Bonacchi e ci siamo conosciuti molto molto tempo fa, però insomma naturalmente ti leggo, ti seguo, eccetera. Mi chiedevo, cioè la tua rappresentazione della French Theory è un po' caricaturale, volutamente, certo. Immagino, no? Cioè, però mi chiedevo se non sia anche un po' gelosa nei confronti di, vabbè, c'è un utilizzo spicciolo, no? di questa moda, no? dei pensatori francesi. Lasciamo perdere Foucault e l'esperienza californiana, che anch'io sono d'accordo, forse è la cosa insomma meno interessante e meno vitale del suo pensiero. Però esiste un altro tipo di penetrazione della Francia negli Stati Uniti che è molto interessante e che sta alla base delle utilizzazioni più importanti del linguistic turn. Mi riferisco alle storiche, per esempio Nathalie Zemon Davis. Il ritorno di Martin Guerre sarebbe impensabile senza una riflessione, un'assimilazione forte del pensiero francese. E poi, per non parlare di John Scott, il discorso sul supplemento è impensabile senza Derrida e l'écriture et la différence di Derrida, eccetera. In cui veramente c'è un'utilizzazione teorica, no? Innovativa, no? Del pensiero francese. Secondo me forse è uno dei prodotti diciamo, del pensiero francese all'estero che ha poi diciamo, più ricchi e più fecondi. Vado avanti. Ti ringrazio direttamente. Marina D'Amelio è storica che è stata evocata. Allora, io ringrazio Rosi perché la sua cartografia è straordinaria, come storica l'ho amata, sia per l'aspetto culturale, la storia culturale, tu hai fatto un grosso saggio di storia della cultura sostanzialmente, e anche di storia delle personalità, tutto quello che hai detto su Deleuze, Foucault, l'avvicinamento, l'allontanamento, le diverse personalità, mirare all'essere famoso dell'uno,
accontentarsi di una, come dire, di una nicchia, ma dire cose nuove e creative. Quindi trovo straordinario tutto questo e la ringrazio di avercelo ricordato e soprattutto di averci riletto Deleuze, di cui io avevo un po' un'immagine schiacciata su l'amico del dei terroristi. Io sono stata sempre dell'idea sul terrorismo che uccidere un uomo è uccidere un uomo, come dicevano nel Cinquecento, e quindi ho poco amato quell'aspetto, quindi rileggerò con grande piacere, credo che se le conferenze servono a farti cambiare i tuoi pregiudizi, tu ci sei riuscita assolutamente. E, però mi chiedo, tu addirittura nella critica, no, nella, diciamo, nella visione che fai di Deleuze, dici non solo ci hanno raccontato che cosa il capitalismo avanzato stava facendo, ma addirittura la società dello spettacolo, tutti questi aspetti, addirittura il big data. Ecco, non gli stai attribuendo una capacità di previsione molto molto più lunga, ecco, perché questo è, cioè le radio libere sono l'antenato del internet, però tutto questo che riguarda il big data non lo so, anch'io l'ho scoperto da poco e probabilmente l'altro aspetto. Ti ringrazio anche di averci detto questa linea australiana dell'interpretazione di Spinoza che io ignoravo completamente, mi guarderò tutte queste derivazioni di studi femministi su Spinoza, che è un personaggio straordinario e la cui vita va riraccontata, perché la materia vivente di cui lui parla viene anche fuori da una vita in cui è stata complicata. Allora, come ristudiamo Foucault e Deleuze nelle loro fragilità, nei loro aspetti, anche quelle di Spinoza sono un pezzo straordinario. Quindi la mia non è una, è solo una domanda sulle anticipazioni, poi per il resto ti ringrazio di avermi respinto a leggere Deleuze. Grazie, comunque il grande Jonathan Israel ha fatto un grosso lavoro sull'illuminismo radicale di Spinoza nei suoi tre volumoni, per mettere a fuoco questo momento di Spinoza, va riletto secondo me. Hai ragione, forse il big data, sono sentato un po' troppo in avanti, stavo pensando a applicazioni di Guattari fatte dalla mia generazione, ma su una cosa però Guattari ha visto giusto sulla società che va al di là della critica della società dello spettacolo. Penso a quel magnifico saggio che si chiama Le tre ecologie, che io rileggo in questo momento di prefascismo o di settimana. Le tre ecologie, Guattari parla di come un nuovo tipo di potere sta modulando le nostre esistenze almeno su tre livelli: quello psichico, quello sociale e quello ecologico, le tre ecologie, ambientale, e ci sta avvelenando su tutti i tre piani. La metafora del veleno proviene da Spinoza, quando Spinoza parla della negatività dice siamo avvelenati, guarda, praticamente fa l'anatomia della situazione in cui ci troviamo oggi, siamo avvelenati dalla negatività, dall'impossibilità dei tempi in cui viviamo, e questo è ripreso sia da Deleuze che da Guattari. Ma nelle tre ecologie Guattari va fino a più a fondo su cosa significa vivere in una società in cui siamo tecnologicamente mediati, siamo attraversati dalle tecnologie. E a questo momento che l'hanno rivelato la prima volta 4 anni fa, mi è stato ovviamente, ero, capirete fra un attimo perché, per ovvie ragioni mi è saltato, mi è balzato davanti agli occhi. Nella sua analisi della media culture, Guattari dice è un sistema che ci infantilizza e praticamente produce la mancanza, è un sistema che ci crea di tossicodipendenze da queste immagini, da questi prodotti eterei che sono dei personaggi, che sono delle telenovela, sono prodotti eterei, non sono prodotti reali, e cerca di venirci incontro dicendovi dove l'esempio tipico del tipo di soggettività che noi diventeremo, infantile, dispotica e tossica. E chi sceglie per Guattari nelle tre ecologie come il modello di quella soggettività? Il libro viene scritto nel 91, Donald Trump.
Donald Trump. Andate a rileggere le Trois Écologies e a quel momento lì prendete la bottiglia di grappa nonnino e ve la bevete, perché non è possibile. Questo è il modello dispotico, infantile, tossico, è il nostro avvenire. È un momento che ci dice ma non è possibile. Senti, possiamo anche. C'è Richard Rorty che nel 98 scrive l'analisi, ma è un altro tipo di analisi in cui dice la classe intellettuale ha abbandonato la classe operaia sentendosi abbandonata cercherà un uomo forte, l'uomo della provvidenza che gli salverà l'avvenire dell'America e il fascismo. Richard Rorty nel 98 in un libro che si chiama Achieving Our Country, che vi consiglio di leggere, seconda bottiglia di grappa perché ci sono limiti, ma pensare al fascismo in maniera accurata è molto importante. Quindi sono questi momenti in cui loro intravedono qualcosa che va al di là del semplice consumo delle immagini, una trasformazione della nostra soggettività in una direzione che ci rende vulnerabili a nuovi tipi di epidemie, di psicopatologie collettive. Sulla questione, grazie, della French Theory, dunque, è verissimo che le storiche giocano un ruolo fondamentale. Il rapporto tra storia e filosofia in quegli anni e antropologia è questa triangolazione che va rivista, è fondamentale perché succede di tutto in quella triangolazione. E poi è un momento molto particolare per quelle tre discipline, perché ovviamente c'è Levi Strauss, c'è Gail Rubin, c'è tutto un movimento che ripensa la circolazione di corpi e materie all'interno di un'economia politica ben definita. Ma la French Theory ha un problema reale perché crea un'altra aberrazione che è il French Feminism, che ci ha tormentati per 30 anni nella nostra cultura femminile. La French Feminism, questa trilogia, questa trinità di Kristeva, Iri Garay e Sik Su, che non si parlano neanche fra di loro, non hanno nulla in comune, ma che sono riorganizzate in una santa trinità che diventa femminismo europeo. Questo noi l'abbiamo pagato carissimo. In Francia sono successe delle battaglie legali, addirittura penso a Christine Delphi, al gruppo intorno a Simone de Beauvoir, che deve difendersi contro questo French feminism che gli americani gli hanno inventato. Quindi dal punto di vista diciamo, della cronaca ci sono dei passaggi difficili, ma a livello concettuale il vero problema del French theory, che sia in storia o in filosofia, è che resta all'interno del metodo del costruttivismo sociale. Cioè, è la cultura che crea la natura. On n'est pas, on devient femme. Si diventa donna. Questo metodo del costruttivismo sociale è esattamente ciò che viene rimesso in causa dal momento in cui si passa a Spinoza e a delle ontologie materialiste, dinamiche, vitali, in cui non si può più parlare di una produzione sociale delle categorie, ma molto più di espressioni di capacità, negoziazioni, e quindi si va sull'epigenetica essenzialmente, si passa immediatamente all'epigenetica, rapporto fra diciamo informazione codificata dai codici genetici è tutto un ambiente, un contesto che ci permette di svilupparne alcune e non altre, tutta un'altra metodologia. E questa è la questione del metodo, espressionismo da una parte o espressione di capacità vitalistiche da una parte e costruttivismo sociale, la spaccatura è molto grossa, secondo me la stiamo vivendo a fondo adesso con la crisi del postumano, ma è già manifesta nel dialogo fra Foucault, che resta all'interno di questo, e tutta la fascia linguistica resta all'interno del costruttivismo sociale, per Derrida è tutto costruzione sociale, per Butler è il gender che produce il sesso, figuriamoci. Per qualsiasi biogenetici persone, del cercatore in biogenetica, tutto è sessuato, la materia è sessuata negli umani come nei non umani, con gradazioni molto diverse di sessuazione, trasversalità sessuate di ogni tipo e di ogni genere, e il genere è semplicemente un meccanismo di potere binario che riduce l'incredibile forza vitale delle sessualità umane e non umane, quindi due sistemi completamente diversi. Questo secondo me è stato un problema del French Theory, che ci ha impedito di passare a un'altra metodologia, che ci ha ritardati nei confronti di ciò che la nostra scienza sta facendo.
Brevissimo, io sono Paola Castellucci, insegno una sapienza, una disciplina super marginalizzata già a partire dal nome, perché si chiama documentazione, diciamo Library Information Science, tanto per capirci. E, un'altra scomparsa mi sembra fortissima, la marginalizzazione del discorso sulla tecnologia, perché finché diventa discorso sulla scienza, va bene, ha una sua nobiltà antica, però la marginalizzazione del discorso sulla tecnologia, proprio sugli oggetti tecnologici, e, mi veniva in mente, sentendo il suo discorso, Lyotard, per esempio, nella ricezione italiana, la condizione postmoderna che inizia e finisce con l'immagine delle banche dati nella lettura italiana, dei filosofi italiani, sembra una metafora, sembra una, così, un'immagine decorativa e non che effettivamente Lyotard stia parlando della cosa in sé. E mi ha colpito anche questa sottolineatura su da dove vengono poi le mediazioni, e Lyotard appunto a noi è venuta. Per fortuna è arrivato tramite, certo, il Canada, no? Tramite la committenza canadese. E quindi, diciamo, da vecchia lettrice della sua prefazione a Don Haraway, vorrei vorrei sentire qualcosa su Lyotard, come mi passo che non è stato. Ma dunque, io intervengo nonostante avere le idee molto confuse, ma non davanti alla tua relazione, anzi, ma perché è un periodo in cui ho le idee confuse. Queste idee confuse sono per il fatto che tutta questa vicenda che tu ci hai raccontato attraverso una serie di personaggi, una lunga fase, diciamo, del pensiero europeo e non europeo, sulla fase terminale, diciamo, della modernità, io ho passato divertendomi con i media, quindi insomma, mi sono distratto continuamente con i media, pensavo di stare facendo un lavoro mirato a qualcosa, ma molto spesso in qualche maniera mi concedevo il piacere semplicemente di consumarli. Di fondo, diciamo, poi esposto a un pubblico naturalmente competente o comunque in grado, diciamo, di seguirti, una quantità di informazioni, di analisi molto vasta, no? Molto vasta. Di fronte a questa quantità, questa qualità, questa complessità, oggi il sapere a disposizione per orientarsi sui grandi temi, che però questa letteratura che tu hai evocato, no? Si impegna, praticamente sta scomparendo, cioè sta svanendo. Allora, e questo è un dato, si può rispondere come si sta rispondendo, come non curiamo la scuola, la formazione, bisogna ricominciare a impartire una cultura, eccetera. Può essere. Adesso lo dico la stessa cosa, ma da un altro punto di vista, in un altro modo. Tu hai toccato, e hai anche ricordato che quello era una tua attenzione che ti ha portato alle analisi sul postumano, tu hai, diciamo, rilevato, diciamo, come un asse importante del discorso in alcuni passaggi che hai esposto è andare al di là dell'antropocentrismo, oppure comunque dire anche che i processi stessi ci hanno portato al di là dell'antropocentrismo per certi aspetti. Allora, ecco, io credo che però questa questione sia una posta in gioco clamorosa, una posta in gioco clamorosa rispetto alla quale non fare più storia della filosofia e fare invece in qualche modo mappe della filosofia, forse non basta nemmeno più, non è quello che... perché poi l'antropologia è al centro di quello che siamo
spinti, diciamo, a considerare, perché a me pare che dimostri in qualche maniera che la natura umana è interpretabile molto al di là delle categorie, tu hai detto questo, che sono, le sono state attribuite ragionando sulla natura del capitale. E questo secondo me è un passaggio fondamentale, no? Cruciale. Che però una volta assunto mi rende un po' più difficile ragionare su tutta la letteratura che in modi molto diversi, poi è facile scegliere, no, un verso piuttosto che l'altro, si è ragionato sulla tecnologia. E ad esempio, diciamo, mi sembra che siano perfettamente in linea e sostanzialmente analoghe sia la critica del capitalismo sui generis, sia poi quando si è trattato di passare una fase più complessa della modernità, la critica alla società dello spettacolo, sia infine alla società delle reti. In qualche modo mi sembrano tutte analisi che scaricano, diciamo, sulla tecnologia qualcosa che invece riguarda la natura umana e l'orizzonte, appunto al di là dell'antropocentrismo che tu hai descritto, in qualche modo pone la questione in termini radicalmente diversi, cioè la natura umana non è che inseribile dentro la natura vivente, tu pur. Se la natura umana è inseribile dentro la natura vivente, tu pur, mi sembra molto complicato poi riproporre, diciamo, il miglioramento semplicemente in qualche modo del pensiero moderno critico in un altro pensiero che spunta dagli errori che il pensiero critico ha compiuto. Allora, io parto con la stessa cosa che ha detto, che si sente, che ha detto prima Alberto, cioè io sono in una grande confusione da vari anni. È una confusione mi ha portato a essere indifferente, diciamo, anche rispetto alla teoria. Mi ha portato a essere indifferente rispetto alla teoria proprio condividendo alcune delle cose che tu dicevi. Cominciamo da quella basilare. Noi siamo tutti nel capitalismo. Questo è un dato di fatto. No? Allora, il problema è questo. C'è un altro sistema diverso dal capitalismo? Ovvero, bisogna fuoriuscire dal capitalismo? Oppure, come bisogna stare nel capitalismo? La teoria senza la politica, ovvero, con quale politica? Perché se tu mi dai l'esempio di Deleuze, e forse il suo rapporto con Toninelli non è così, al di là della difesa dei diritti, eccetera, non è così lontano da questo problema, perché se la soluzione è semplicemente fuoriuscire dal capitalismo, si pone un problema abbastanza importante riguardo a che cos'è la politica e che rapporto c'è fra la teoria e la politica. Io ho in testa una frase, sono rimasto in questo senso al 68 addirittura, io ho in testa una frase sempre di Rudi Dutschke, quando penso a queste cose, una frase che purtroppo l'hanno ammazzato io credo che quello sia stato un altro passaggio importante nella storia europea. Quando diceva, parlava di lungo viaggio attraverso le istituzioni. Ora, questo è l'altro corno del dilemma, ovvero sia come si sta e a cosa serve fare una cosa o fare l'altra. Perché il lungo viaggio attraverso le istituzioni, per esempio, può andare d'accordo con qualcosa che tu dicevi prima anche rispetto a Deleuze, perché implica anche un'idea di speranza, di solidarietà, no?
cioè uno sta nelle istituzioni e interno alla critica della tradizione e delle istituzioni per cambiarle. Certo. Non l'abbiamo fatto altro. Già, mica tanto, però, perché è esattamente quello che non è avvenuto. Non è avvenuto in Francia, non è avvenuto in Italia, perché c'è stata... Qui naturalmente i discorsi potrebbero essere, implicano immediatamente il giudizio che poi uno dà della politica in quanto tale, di quello che ha fatto la politica. Però si sono disgiunti questi due momenti, non hanno trovato un punto di sintesi. Allora, qui di nuovo posso partire dall'esperienza vissuta per arrivare a un piano più concettuale. La mia generazione ha sicuramente interpretato Deleuze come un ritorno all'attivismo spinozista che era compatibilissimo con le politiche del femminismo e dell'antifascismo, dell'antirazzismo dell'epoca, cioè in effetti entrare nelle istituzioni per cambiarle. Io quando ho scelto di lasciare la filosofia perché non era possibile continuare con tali astrazioni e inventare una cosa che si chiamava Women's Studies, che poi è diventato Gender Studies, che l'abbiamo inventato di sana pianta, da nulla, e ne vado molto fiera, abbiamo praticato questo tipo di lavoro, sapendo chiaramente che entrare nelle istituzioni ha un effetto su quelle che ci entrano, che poi ti lasciano incambiata, figuriamoci. Quindi questo lavoro di analisi costante dei rapporti di potere che uno intrattiene nello stesso accompagnamento di un'epoca di un progetto di attraversamento critico, secondo me sta facendo la descrizione esatta di che cos'è il lavoro critico, la filosofia critica, filosofia e minorità, che non è una questione quantitativa, non è quante donne, quanti gay, quante persone di colore possiamo mettere nelle istituzioni, ma che differenza possiamo fare, che tipo di differenza portiamo, quali differenze fanno la differenza fra la differenza come sistema di dominio e la differenza come un sistema di trasformazione radicale dei dati. E questa è stata, diciamo, la battaglia di tutta una generazione. E poi appunto l'Irigaray, le filosofe della differenza femminista ontologica lo fanno in un altro modo, ma il progetto è lo stesso. La cosa fondamentale è che un filosofo come Deleuze sottolinea il fattore attivo dell'attivismo, ti attiva, ma attiva non a livello di grandi meta teorie della rivoluzione che deve cambiare tutto, ma il cambiamento umile, costante, collettivo del quotidiano punto per punto per punto. Non possiamo disfarci da una società basata sul mercato, dobbiamo batterci per capire questo. Le borse internazionali, una persona come Lagarde lo capisce benissimo, che il capitalismo è una pessima interpretazione del sistema del mercato. Non si sa che non funziona, lo dobbiamo liberare, il mercato dal capitalismo, e introdurre un altro tipo di economia di mercato, che siano i commons, che siano liberateci da questo sistema che non funziona, chiaramente non funziona, lo dicono loro, lo dicono le banche, lo dice il Financial Times, potremmo ripeterlo anche noi. Quindi sperimentare con altre maniere di produrre e di riprodurre, visto che siamo all'interno di questo sistema, ma non nella speranza che o cambia tutto o non cambia niente, bisogna andare un passo alla volta, c'è qualcosa di molto umile. Ed è questo che ha irritato tantissimo i partiti comunisti dell'epoca, che continuavano a sognare l'avvenire radioso della rivoluzione, anche se dopo 68 abbiamo capito benissimo che non ci sarebbe stata. Però invece di sognare la trasformazione assoluta, possiamo attivarci per stabilire insieme controforze contro questa negatività tossica, terrificante nella quale stiamo sprofondando, creando questa etica dell'affermazione che per Spinoza è la politica, per Spinoza è l'etica affermativa che ci dà la politica essendo la relazione estesa, cioè aprirsi a vari rapporti strutturali con altri umani e non umani. Siamo in un'epoca in cui tutto è frammentato, diviso, chiuso, assolutamente una serie di implosioni a catena. Stiamo vivendo veramente un'epoca di frammentazioni e implosioni, che è proprio la definizione che Spinoza dà della negatività, negatività ontologica.
La negatività come la positività non sono, per Spinoza, stati psicologici, sono stati energetici, di quale forza vitale disponiamo? Assai poca, siamo opachi, invece di aprirci al mondo, abbiamo paura, il mondo è tossico e ci stiamo chiudendo. Questa cosa di apertura e di chiusura veramente è una cosa molto, molto scientifica, in realtà è molto geometrica, quindi non psicologizziamo la cosa. La politica è una prassi collettiva per rendere possibili etiche affermative che ci attivino ad essere per parte del mondo, a non cedere passo per passo, come stiamo cedendo, alle forze della negatività che, essendo violente e terrificanti, ci fanno paura. Quindi questo per una persona che viene dal femminismo, dall'antirazzismo, passo a passo, portandolo nel quotidiano, la politica è questa, non è spettacolare, non c'è, diciamo, Palazzo d'Inverno o Bastiglia che ci attenda, dobbiamo veramente battere sul territorio, quasi quartiere per quartiere, strada per strada, campo di detenzione degli emigranti per campo di detenzione degli emigranti, per liberare questo territorio dalla feroce crudeltà dell'epoca in cui viviamo. È proprio una cosa, su questo penso a livello di città, tutte le politiche sulla città, sulle strade addirittura, i quartieri digitali, ripartire da questo, partire da politiche molto molto concrete, molto molto situate. Ci sono degli esempi a Rotterdam di cui potrei farvi caso, un amico studioso dell'Esiano ha fatto tutto un lavoro su Rotterdam con i ragazzi emigrati che vanno sempre in giro a fare baruffa con coltelli e si ammazzano fra di loro, e Hank, che poi ha studiato le arti marziali in Giappone, ha creato una serie di scuole per prendere questi ragazzi e dire: guarda, una persona che combatte con un pugnale, con un coltello, è un vigliacco. Vuoi combattere? Combatti col tuo corpo, te lo insegno io. Hanno stabilito una serie di scuole di arti marziali nei quartieri degli emigrati in cui li formano da samurai, che vuol dire che possono, comunque un samurai può ammazzarti con due colpi bendati, però il fatto di sottometterli a questa disciplina ha cambiato tutto. Ha ricevuto Hank una valanga di soldi, ma anche di premi, eccetera, una cosa molto semplice, ma loro di notte vanno in giro per Rotterdam, portano via i coltelli e dicono a questi ragazzi: allora dai, vediamo qui chi è il codardo e chi è il guerriero. Un guerriero combatte col suo corpo, un codardo utilizza le armi da fuoco. Cose semplici, ma sono fondamentali, anche perché rompono il tabù dell'uomo bianco che va nei quartieri di colore e gli emigrati verso i cittadini veleni. Media studies, sono completamente d'accordo con la professora Bruzzese. Il mio amico Matt Fuller a Goldsmith dice: mentre voi filosofi stavate lì a piangere sulla morte dell'uomo di cui fu coparda nel 67, noi nel media studies ci stavamo divertendo come dei matti. Quando è caduto il comunismo ci siamo divertiti come dei matti, perché abbiamo potuto studiare gli algoritmi del sistema sovietico, che erano diversi dai nostri, che io neanche lo sapevo che i sistemi erano diversi. Quindi c'è questa cosa della crisi del pensiero filosofico e l'ascesa di questi studies di cui io ho parlato nella conferenza che il professore Antonelli mi ha invitato a fare ai Lincei, forse quella sul sito dei Lincei, in cui parlo della crisi della filosofia, ma di questa crescita immane degli studies, women studies, gender studies, media studies, allo stesso tempo. È una cosa straordinaria se uno pensa all'economia politica della produzione del sapere, che la filosofia entra in questo ciclo di dibattiti interni e nuove forme di sapere si sviluppano a una velocità straordinaria. E io in questa conferenza, che poi ripeto i temi del mio ultimissimo libro appena uscito, faccio una mappatura di queste nuove produzioni del sapere, e quindi crisi di chi? Crisi di che cosa? Crisi dove? In effetti è un momento di grandissima produzione dei saperi, contro saperi di ogni tipo e di ogni modo. Quindi Media Studies è veramente il prototipo di un altro tipo di rapporto fra teoria e pratica. Lì Guattari ha visto giustissimo su questa cosa qui, che produce delle grandissime teorizzazioni in realtà. Alla mia epoca c'era ovviamente Bruno Latour, che era l'anti-Foucault, perché non credeva all'epistemologia, non credeva alla soggettività, era un uomo di destra, è rimasto un uomo della destra, grande famiglia, grandi mini, ma insomma. e faceva un discorso molto riduttivo sui media. Era Jean-François Lyotard ad aver capito il potere inumano
dei media, e già collegarlo a una logica algoritmica che diventerà fondamentale per la nostra epoca, ma c'è all'interno dei media stati sia una celebrazione dell'umano che una sua dissoluzione, e come il passaggio dai media stati alle digital humanities secondo me è fondamentale, perché le digital humanities hanno sia i sistemi di informazione, le biblioteche, che i vecchi media studies, e sono una nuova configurazione di potere che va studiata con grande attenzione. Né i media studies né le digital humanities hanno al loro interno il pensiero critico, il femminismo, ben se ne guardano, quindi c'è una riterritorializzazione dei saperi che va dai media, dagli studies a queste nuove humanities, che io sto seguendo con grandissimo interesse e grandissimo timore, perché li vedo come una riformulazione dei campi del sapere e una ristrutturazione dell'umano che diventa inumano a livello della sua razionalità pensante, una razionalità pensante che non è più antropocentrica, che è distribuita su reti, e su questo grandissimo la Tiziana Terranova che lavora a Napoli, bravissima su queste cose qui, Tiziana ha capito al volo che qui abbiamo una ricostruzione dell'inumano come potere pensante al di fuori del contenitore antropocentrico. Quindi è il sistema stesso a disfare la centralità dell'umano, per quello ho cominciato a lavorare sul postumano, non perché io sia innamorata del postumano, ma perché l'umano stanno ricostruendolo, ridistribuendolo in una maniera molto complessa. Non voglio essere tecnofobica, ma e questo Lyotard è fondamentale, l'inumano è secondo me un testo fondamentale, ne parlo d'altronde in trasposizioni, parto su di lui, è molto importante. Non so come sia stato recepito in Italia, ma un pensatore di Lyotard di grandissima finesse e di grandissima acuità, quindi assolutamente, la condizione inumana, non il pensiero che non è il pensiero umano, che pensa di per sé, cioè le nostre reti telematiche, che pensano in maniera molto più veloce, molto più rapida di noi. Lo sapete che i grandi transumanisti di Oxford sono molto preoccupati dal fatto che le reti telematiche pensano più rapidamente del nostro cervello. Abbiamo un ritardo di 8 secondi, se non mi sbaglio. Per poco, dai, su. Sì, però abbastanza, è molto, 8 secondi sono tanti, e Oxford si sta occupando adesso di questi programmi di accelerazione del nostro sistema neuronale, programmi di migliorazione della nostra capacità di pensiero, che loro chiamano transumanismo. I transumanisti sono gli ambasciatori del capitalismo avanzato, però sono Oxford, non sono, voglio dire, a Ohio State College, sono la più grande università del mondo, sono ben finanziati per ricostruire un umano alla velocità di fuga delle reti inumane. E questo si chiama oggi la ricerca scientifica tecnologica. Sto ripetendo la lezione che ho fatto per Antonelli ai licei, e siamo arrivati a questo, e non nelle scienze umane stiamo ancora interrogandoci su cosa faremo. Voi non ci parlerete, ma prego, posso una domandina? Non profittiamo fino a... Viva i media stati, dai. Come ti pare che, cioè, funziona criticare l'inumano espresso dalle reti sulla base di una conoscenza della volontà di potenza umana, che è sostanzialmente la stessa cosa? Non sono convinta. Dunque, questo campo di saperi si sta organizzando sotto, diciamo, la bandiera di algorithmic cultural studies, e stanno nascendo molto in Germania, Germania, nel nord Europa. Di come funzionano esattamente questi poteri di pensiero, queste capacità di pensiero telematiche, computazionali. Catherine Hales, Duke, fa questo tipo di lavoro sui sistemi di biblioteche e di documentazione. L'intelligenza artificiale, fino a che punto è modellata su l'intelligenza umana? Cosa hanno gli algoritmi? Cosa manca all'algoritmo che noi abbiamo? E fino alla battaglia, ovviamente, si ritorna alla questione scienza e tecnologia verso scienze umane. Io sono della scuola Spinoza femminista, gli algoritmi non hanno corpo, il computer non ha corpo, quindi il suo pensiero è solo puro pensiero, calcolato in certe maniere, sormezzato in certe maniere, ma manca delle variazioni possibili che vengono dal fatto di essere corporei, terreni, di essere situati.
Ovviamente, e questo è molto discusso, è molto polemico, molti dei nostri, penso la maggior parte dei nostri scienziati, penso Antonelli ai Lincei, su queste cose, insomma, il pensiero è puro potere di computational power. E il corpo non c'entra affatto, gli effetti non c'entrano affatto, e quindi lasciamo fare alle macchine che sono più rapide e più intelligenti di noi. Ovviamente l'intelligenza artificiale sta andando avanti in maniera molto rapida, come d'altronde la vita artificiale, la biologia sintetica, e le varie cose che io adoro, i nuovi organismi che stanno creando e che sono trasversali e transgenici e mostruosi. La mia favorita è la capra che produce il filo della tela di ragno, la capra ragno, che produce viscosa, in modo che non abbiamo da produrla in altro modo. Questa è stata fabbricata a Toronto, se non mi sbaglio, potete ascoltarla nella conferenza dei Lincei, ho i dettagli precisi, e quindi abbiamo riprogrammato una capra che produce una viscosa che è forte come la tela di ragno che utilizziamo per varie cose. Grandioso, però abbiamo una capra ragno, e questo è il risultato della nostra scienza, della nostra tecnologia. Allo stesso modo abbiamo dei sistemi algoritmici che si organizzano fra di loro e si correggono fra di loro a una velocità superiore a quella del nostro cervello. E si combattono. Le ultime cose del computer ha battuto il nostro campione di scacchi. È la prima volta che è successa una cosa del genere, dei sistemi di calcolo sono arrivati. Quindi questa di come ricostruiamo questo inumano in questa fase è, diciamo, la battaglia aperta del capitalismo avanzato. Io vorrei che noi potessimo intervenire con la nostra pensiero critico, con filosofia minorite, con questo capitale del pensiero critico, di poter intervenire. Per poter intervenire non possiamo essere soltanto contro, dobbiamo avere una base minima per poter intervenire, che sia una certezza che l'umano in tutta la sua stanzeria può forse ancora farcela, perché abbiamo senso dell'umore, abbiamo cose che le macchine non possono avere, fino a una posizione che io definisco socialdemocratica: visto che l'umano sta cambiando, potete consultarci per favore, così decidiamo insieme quante capre ragno vogliamo, quanto gambe di capre o quante mele, carote faremo insieme, fino a che punto ricombiniamo ciò che una volta si chiamava natura. Questo ovviamente è una discussione che ci porta verso sia questioni etiche che questioni di democrazia, di partecipazione democratica. Per il momento non ci stanno invitando esattamente al tavolo in cui decidono dove investire. L'ultima cosa che ho letto dell'Unione Europea, che ho mandato una mia amica Serena Sapegno, era un progetto finanziato dall'Unione Europea per l'Università di Maastricht in Olanda, 39 milioni di euro per costruire un utero artificiale, perché ovviamente è fondamentale avere un utero artificiale, perché ovviamente non ce n'è abbastanza. 39 milioni di euro, perché era molto importante per ragioni che spiegatemelo voi. Quindi chi decide, chi prende queste decisioni? E visto che il capitalismo avanzato è cognitivo, biotecnologico, zoe, geo, mediatizzato, e sta andando avanti ridefinendo i parametri dell'umano. Noi dobbiamo intervenire in queste discussioni, non per salvare l'uomo, con tutto rispetto parlando, ma per definire altri parametri di ciò che i nostri corpi sono capaci di fare, quindi portare la diversità quasi biogenetica all'interno di queste camere chiuse in cui il capitale è il vivente. 39 milioni di euro per un utero artificiale, spiegatemi questa cosa. Quindi questo sarebbe qui per portare Deleuze davvero un po' verso la direzione di Braidotti, diciamo. Lui poverino non era arrivato, però lui non è un nostalgico della natura, pensa che la vita sia una costruzione artificiale, una prassi collettiva, e che dobbiamo ridefinirla cammin facendo. Quindi più che mai ora attivarsi e partecipare. E io penso comunque, viva le capre ragno, scusate, sono fantastiche, fanno delle cose incredibili. Così. Ma mi vedo un po' perplessi su questa cosa qui. Così arriviamo a un diverso tipo di
l'umanesimo che non è più quello storico, ma è un'altra cosa. Certo. E qui è come tutto sommato la parola che è uscita fuori in questa socialdemocrazia è esattamente certo. Quella che volevo evocare prima. È la base della nostra alleanza. Io devo dire che a questo punto ringraziamo moltissimo Rosimè, che ci ha costretto a pensare, a me mi ha ricostretto a pensare a cose a cui non volevo più pensare, ma invece credo che Torinazzi ci ricominciano a pensare. Grazie moltissimo.